Ciao amici e bentornati su Survival Hacking Inside. Oggi vedremo un oggetto abbastanza comune che mi è capitato per le mani. È un oggetto difettato, quindi non funzionante. È un sensore a infrarossi per comandare delle luci quando uno entra in un ambiente. Ma lo vedremo subito dopo la sigla. Bene, eccoci qua col nostro sensore. Era da buttare via, difettoso. Ho detto, ma no, dai, prendiamolo e vediamo un po' se c'è qualcosa di interessante dentro o di utile che può venirci comodo. È un oggetto praticamente nuovo. Aiuto. Manuale di istruzioni, come si collega, eccetera, ma ci interessa e non ci interessa. Abbiamo questo oggetto orientabile. Qua abbiamo un potenziometro per la regolazione del tempo di intervento e con che luminosità farlo intervenire, immagino. Comunque ci sono due potenziometri per una regolazione. Vediamo di aprirlo, capire come si apre. Ah, vedo delle viti qua. Ok, qua c'è la parte. Ah, ci sono i tasselli. Bei grossi fili. Qui c'è l'alimentazione 220, fase neutro. E questo sarà il contatto che servirà per azionare le luci o quello che vi serve quando il sensore rileva un movimento, eccetera. Questi sono sensori infrarossi per cui rilevano i movimenti. Andiamo di sganciarlo dal suo supporto ed è una piccola palla. Vedo un'altra vite qua. Ecco qua. Qua dentro c'è... Ah, ci sono questi... Allora, innanzitutto già vedo quello che potrebbe essere stato il problema di questo. Come vedete, questo trimmer di regolazione del chiaroscuro ha questo specie di bastoncino che entra nel trimmer di regolazione. So, magari voi non lo vedete, ma adesso ve lo faccio vedere meglio. Bisogna probabilmente staccarlo prima. Ecco. Perfetto. Quindi questo si infilava qua dentro e permetteva di regolare. L'altro non c'è, è danneggiato, quindi probabilmente il problema di questo oggetto era perché non si poteva regolare il tempo, almeno da fuori, perché la manopolina non aveva il bastoncino per entrare nel trimmer. Qua abbiamo la lente di Fresnel. Il funzionamento di questi sensori è grazie proprio solo a questa lente che adesso andiamo a togliere, che andiamo a vedere poi da vicino. È tutto con silicone. Tutto schermato perché probabilmente questo, vedete, questi ci sono tutti gli o-ring, probabilmente era per esterni. Andiamo a vedere un po' la parte elettronica. Parte elettronica direi che è molto molto semplice. Qua abbiamo il relè, quello che poi servirà per commutare il tutto. Qui c'è la parte di riduzione dal 220 a una tensione probabilmente di 5 volt per l'alimentazione di tutta la parte elettronica, che è veramente molto poca. È questo piccolo circuito integrato che farà tutte le operazioni. Qua dietro questo coso metallico c'è il sensore piroelettrico. Qua abbiamo un LED, un altro LED e il naso che mi cola. Mannaggia. Allora, il sensore è infilato dentro con questo circuito stampato qua. Adesso lo andiamo a togliere. Tutti questi tagli qua che vedete nel circuito stampato, questo e tutti questi tagliettini qui, sono per aumentare l'isolamento che c'è tra i contatti del relè, quindi isolano il 220 dalla bassa tensione, e anche questo è un taglio appunto per cercare di sezionare tutta la parte di alta tensione verso quella di bassa tensione. Ma sicuramente tolgo questi grossi fili che li terrò perché li utilizzerò, perché sono molto, molto belli grossi, mi servono. Adesso togliamo il sensore che è attaccato con questo circuito stampato infilzato dentro quest'altro, tenuto da queste saldature. Adesso andiamo di scaldarle e tirarlo fuori. Quindi, circuito molto molto semplice. Qua abbiamo un circuito integrato molto semplice nell'M324, un operazionale quadruplo che controlla e gestisce un po' tutte le parti di temporizzazione, di sensibilità del sensore, tutta la parte appunto che abbiamo visto prima di raddrizzamento del 220 per
fornire la bassa tensione per l'alimentazione di tutta la parte elettronica, e questo è il sensore, che poi è quello che fa un po' tutto, il sensore PIR. E diciamo che il sensore di per sé fa una parte della magia, il grosso della magia poi lo fa questa speciale lente Fresnel che sta posizionata davanti. Voi probabilmente non riuscite a vederlo perché l'immagine non consentirà, ma vi farò vedere poi in sovraimpressione un'immagine migliore, dove ci sono tante piccole sezioni, tanti piccoli pallini sembrano, no? E tutte queste qua sono in realtà delle lenti di Fresnel. Se ci guardate attraverso non è che si intraveda molto, quello che non si riesce a percepire bene perché è fatto per un raggio infrarosso, però in pratica questo consente, ecco qua in questa immagine lo vedete meglio, fa proprio capire qua, vedete il sensore, in realtà dentro è uno solo, però genera come tanti piccoli raggi disposti a ventaglio, no? E quindi ha una visualizzazione più ampia rispetto a quello che potrebbe vedere il singolo sensore qua. Il singolo sensore vedrebbe un'area singola con un piccolo cono di visuale, però monovisuale, e solo in quella, come se fosse una piccola telecamera, mettiamola così, che inquadra una sola zona. E grazie a questa speciale lente di diffusione che è messa così concentrica, fa in modo che faccia convogliare tutti i raggi infrarossi in una maniera molto più ampia ed estesa. Quindi questo sensore ha un angolo visuale di quasi 180 gradi in pratica, ed è solo su una sola fila. In questi sensori ne esistono vari tipi, e la lente di Fresnel che potrete trovare davanti può avere molti più di questi cerchi che vedete qua, che saranno una quindicina, ma potrebbero essere messi proprio anche in modo sferico, riempito di lenti, e quindi i raggi che vengono generati sono tantissimi in tutte le direzioni, quindi ha un ampio spettro di visione di 180 gradi sull'orizzontale e magari di 100 gradi in altezza. Quindi ha un cono di visuale molto molto più ampio grazie a questo semplice pezzettino di plastica che rende ancora più efficace questo piccolo sensore, che già davanti qua ha un piccolo specchio riflettente che quindi orienta già le cose su due visuali, e poi viene ulteriormente splittato con questo. Un paio di LED che illuminano la lente qua davanti quando lo viene rilevato, in modo da capire se è calibrato e tarato correttamente. E niente, è un piccolo oggetto consumer, niente di che, roba da qualche decina di euro, poca roba, però comunque un circuitino sì, fatto in economia, un prodotto diciamo di quelli economici, che il fatto che sia guasto questo già la dice tutta. Quindi dai, simpatico, qua qualcosa ci recupero, perché è tutta roba abbastanza standard, il relè lo recupero di sicuro, e anche i componenti qua, la resistenza, i condensatori, tutto materiale che è facilmente recuperabile, un po' meno materiale plastico. Recupero i cavi, che sono belli, sono siliconati, belli morbidi, quindi questi cavi, anche se pezzettini piccoli, fanno sempre piacere. Bene dai, oggettino molto semplice, così abbiamo curiosato anche dentro a un sensore infrarossi. Bene amici, direi che per questo video è tutto, ricordatevi di venirmi a trovare su Patreon e su Instagram, continuate a seguirmi, ci vediamo al prossimo video, ciao ciao!